Centralina, ecco il decreto ministeriale che blocca il progetto, non è stato preso in considerazione dalle commissioni. Hub migranti a due ville, la Lega Nord critica. Chi accoglie non può poi lamentarsi, sono lacrime da coccodrillo. Lingua blu nel Vicentino, molta preoccupazione tra gli allevatori, sono già stati richiesti più di 20.000 vaccini. Multe indigeste, a Tezze ignoti prendono a fucilata il Velox, ora indaga la polizia locale. Vittoria dei pendolari a Cassola, verrà installata una nuova biglietteria automatica che accetta contanti. Il sindaco Piero Bona smonta le polemiche sui corsi di lingua per stranieri che sarebbero troppo lontani dal centro. Il Bassano nel big match della Lega Pro pareggia 1-1 a Venezia, il Cittaderna tola la vittoria contro Latina. Buonasera telespettatori, in apertura ci occupiamo sempre di Centralina e vi facciamo vedere il decreto ministeriale che blocca il progetto. Questo è il decreto ministeriale in cui si vieta qualsiasi tipo di intervento nell'area della Centralina, soggetta a vincolo. Datato 1954 e firmato dall'allora ministro Iervolino, indirizzato alla proprietà del Molino che un tempo insisteva sul Brenta, proprio dove dovrebbe sorgere la Centralina. Come hanno fatto i tecnocrati in regione a fregarsene di questo documento e dare l'ok all'opera? Eppure è scritto in italiano ed è molto chiaro, leggiamolo insieme. Nella motivazione del decreto, attualissimo, si dichiarava che, considerato che il complesso monumentale costituito dallo storico ponte di Bassano del Grappa è soggetto a vincolo, punto 1 è fatto divieto assoluto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva o comunque alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento indicato. Punto 2. Qualsiasi progetto dovrà essere sottoposto al preventivo esame della sovrintendenza per l'eventuale approvazione. Questo per il proprietario di un tempo e per tutti i successivi proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'area. Peccato che la sovrintendenza sia stata esclusa dalla conferenza dei servizi decisoria, convocata con un preavviso di un solo giorno. Non solo, la sovrintendenza, dopo aver invitato gli addetti ai lavori a esaminare attentamente i nuovi elementi emersi in questi mesi sulle criticità del progetto, ha mandato un documento in cui si chiede di non considerare come silenzio assenso la mancata presenza. Tradotto, non siamo d'accordo. Insomma, quello fatto dai burocrati in regione sembra essere tanto un salto nel vuoto, in barba alle regole. La domanda sorge spontanea: come mai tanta fretta e che interessi ci sono? Le commissioni regionali, tutte di nuova nomina, non hanno nemmeno preso in considerazione queste note redatte da due esimi professori, Angelo Chemin e Gianberto Petoello, che hanno evidenziato la serie di errori, lacune, imprecisioni ed incongruenze commesse in occasione della prima via del 2009. Chemin e Petoello hanno poi sottolineato che il quadro, con i nuovi elementi emersi sull'instabilità e la fragilità del luogo, è cambiato radicalmente. Lanciamo quindi un messaggio agli assessori e ai consiglieri regionali bassanesi. Ci chiamino, siamo pronti a rigirargli i documenti di cui siamo entrati in possesso, se li leggano bene perché evidentemente non li hanno nemmeno guardati, e poi decidano cosa fare. Ed ora sentiamo il commento sulla vicenda del nostro direttore Luigi Bacialli. Non possiamo non tornare sullo scempio a cui ha dato il nulla osta la Regione del Veneto, in particolare la commissione di tecnocrati che ha autorizzato la costruzione della centralina idroelettrica a due passi dal ponte di Bassano. Il ponte degli Alpini, il ponte vecchio, insomma un'opera palladiana di valore storico inestimabile, inestimabile. Dobbiamo tornarci perché si aggiungono alle notizie che vi abbiamo dato altre sconcertanti informazioni che riguardano il comportamento di questa commissione di tecnocrati che ha dato questo via libera evidentemente disinteressandosi completamente non soltanto del Comune di Bassano del Grappa, di Italia Nostra, dei comitati dei cittadini, della soprintendenza che hanno detto di non procedere con questa centralina, ma addirittura di un decreto di un ministro, il ministro Angelo Raffaele Iervolino, che nel 1955, rispetto a lavori che si volevano effettuare proprio lì, nell'ambiente circostante il ponte di Bassano, disse, decretò anzi, che richiamandosi a una legge del 39 non era assolutamente
possibile, anzi era assolutamente vietato, fare qualsiasi tipo di intervento che cambiasse in qualche modo la prospettiva, il paesaggio, il territorio circostante il Ponte del Bassano. Proprio ci fu un divieto categorico del ministro Iervolino all'epoca, di cui evidentemente i tecnocrati della Commissione del Veneto non si sono assolutamente curati di guardare, appunto, di prevedere. Quindi ancora una volta risulta chiarissimo proprio l'intervento a gamba tesa di questa commissione, ma si aggiunge anche dell'altro, cioè ci sono delle relazioni anche recentissime del professor Angelo Chemin, del professor Gianberto Petuello, che dicono che è già stato detto anni fa che intervenire in quel sito sarebbe pericolosissimo, non solo per il Ponte degli Alpini, ma anche per il castello soprastante, perché c'è una cinta muraria che era già crollata per piccoli interventi nel secolo scorso. Poi successivamente, abbastanza recentemente, e quindi potrebbe, c'è una falda freatica che potrebbe, come dire, provocare dei crolli se qualcuno si mette a lavorare lì. Figuratevi questi che vogliono arrivare con le ruspe e costruire una centralina, che è una massa enorme di cemento, di strutture che possono sicuramente danneggiare il territorio circostante. Quindi questa commissione dei tecnocrati ha agito in maniera sconsiderata e assolutamente inopportuna. Come mai? Perché c'è tutta questa fretta? Perché è stato dato il via libero, il via libera a saperlo, a saperlo? E secondo voi telespettatori come mai? Allora ditecelo attraverso il nostro TG Linea Aperta con il seguente quesito. Ok, alla centralina, gli assessori regionali dove erano? Gli indirizzi li vedete in sovrimpressione, quindi via SMS, fax oppure via email. La Lega Nord attacca il sindaco di Due Ville e dice: i prefetti approfittano della disponibilità dei primi cittadini. Che causa del suo mal pianga se stesso, la sindaca già da tempo ha dato disponibilità per accogliere i profughi, adesso il prefetto gli ha fatto un bel regalo con l'hub provinciale se non regionale, e quindi voglio dire, questi sindaci che predicano sempre l'accoglienza adesso ne devono pagare anche le conseguenze. Siete pronti voi a fare le barricate come a Gorgorino? Ma certamente, però ovviamente al nostro fianco dobbiamo avere anche i cittadini. Qui noi stiamo coordinando tutti quei gruppi che sono contro i prefetti, contro questo modo di imporre determinate scelte sul territorio, anche perché questi prefetti, che non sono veneti, ci stanno privando della nostra libertà, della nostra identità, ma soprattutto ci stanno privando della nostra sicurezza, e penso che i fatti di criminalità che ogni giorno leggiamo sui giornali ne siano una testimonianza. Tanti comitati contro i migranti e no profughi, potrebbero alle prossime amministrative fare delle liste con voi? Ma è possibile? Ma certamente da parte nostra c'è tutta la volontà di collaborare con queste associazioni e con questi gruppi. E sale la preoccupazione tra gli allevatori per la febbre della lingua blu. Virus della lingua blu, monta la preoccupazione tra gli allevatori di tutto il territorio, considerando che l'epidemia ha colpito soprattutto la provincia di Vicenza, dove si è registrata ben la metà dei casi di contagio del Veneto. Numeri preoccupanti, cui gli addetti ai lavori stanno cercando di mettere un freno per evitare di vedere sfumare anche l'intera produzione lattiero-casearia. Sta interessando circa 200-300, praticamente 200-300 comuni della nostra regione, che sono zone infette, praticamente con infezioni in atto. Nel caso specifico, i nostri comuni sono soggetti a queste, sono zone di restrizione per questa malattia, e questo comporta anche delle misure straordinarie di pulizia veterinaria, onde a far fronte alla malattia e controllarla, insomma. Il virus viene trasmesso da animale ad animale, ricordiamo che l'uomo non ha nulla da temere, attraverso la femmina di un moscerino che si nutre di sangue delle bestie. Gli ovocaprini sono più a rischio morte, mentre più lieve la situazione per i bovini. Ad oggi sono già stati richiesti in emergenza 20.000 vaccini nella sola provincia di Vicenza. Per gli allevatori questo comporta una perdita non da poco?
Chiaramente aumentano i costi, perché i vitelli non possono uscire dalle aree di restrizione, ho detto. Se un allevatore è costretto a tenerseli perché non sono vaccinati, una volta che viene vaccinato il vitello, e dopo bisogna attendere in totale altri 10 giorni almeno per poterlo movimentare, quindi un'azienda il vitello rimane 2 mesi e mezzo. Centinaia e centinaia di amici in motorino facendo rombare gli scooter hanno dato l'ultimo saluto a Isaia Bacega, il 17enne morto mentre era in sella alla sua Vespa. Ricordiamo, un ragazzo stava andando a scuola quando è stato centrato da un Audi durante una manovra di sorpasso. Il ragazzo frequentava l'istituto alberghiero di Valdobbiadene. Ed ora andiamo a Tezze sul Brenta con un Velox preso a fucilate in località Stroppari. Altro che tiro al piattello, a Tezze funziona il tiro all'autovelox. Le immagini parlano chiaro. Proprio a qualcuno non va giù l'apparecchio di rilevazione della velocità posizionato lungo via Villa, tra la frazione di Stroppari e il centro di Tezze. 6 colpi di fucile calibro 12 sparati nella notte a distanza ravvicinata. Danni solo alla struttura metallica, visto che il dispositivo elettronico di registrazione non era inserito. Del fatto si sta occupando la polizia locale, che ha rinvenuto i proiettili all'interno. Si indaga per danneggiamento aggravato di bene pubblico e uso improprio di arma. Vittoria dei pendolari, abbiamo seguito con i nostri servizi questo problema e ora Trenitalia interviene mettendo a Cassola una biglietteria che accetta i contanti. Cassola. Continuano i disservizi alle biglietterie delle stazioni ferroviarie minori del Veneto. Proprio oggi alcuni viaggiatori bassanesi di passaggio annuale in provincia di Venezia non sono riusciti a fare il biglietto a terra e quindi sono stati costretti a farlo a bordo con un sovrapprezzo di 5 euro. La biglietteria non funzionava. A Cassola, intanto, proprio sul tema è stata vinta un'importante battaglia. Noi abbiamo chiesto al Trenitalia che l'utente deve essere messo in condizione di fare il biglietto. Se le biglietterie che ci sono solamente con le carte di credito, credo che questo sia una vessazione. Comunque siamo riusciti a ottenere il risultato, verrà trasferita una macchina con moneta contante alla stazione di Cassola, verrà fatta una videosorveglianza apposita dell'apparecchio. E a Schio è stata denunciata la pirata della strada che aveva investito una ciclista. Schio. Presa la pirata della strada. Le indagini degli agenti del consorzio di polizia locale Alto Vicentino sono durate poco più di 3 settimane. Alla fine il cerchio si è chiuso, una 68enne di Sant'Orso è stata denunciata e deve rispondere di fuga e omissione di soccorso. L'incidente era avvenuto lo scorso 5 ottobre. La pensionata alla guida di una station wagon blu aveva urtato e fatto cadere sull'asfalto una donna di 44 anni, una badante che ha riportato una prognosi di 40 giorni. L'incidente era avvenuto in via dell'Artigianato, all'altezza del raccordo fra viale Industria, da dove proveniva il veicolo, e via Maestri del Lavoro. Guardate le immagini che abbiamo girato questa mattina. Il cielo, come vedete, appariva così, uno spettacolo che nascondeva una certa inquietudine, notato anche da tanti nostri telespettatori che ci hanno segnalato l'anomalia. Difatti non si trattava delle solite sporadiche scie che denotano il passaggio degli aerei. Il fenomeno in questa circostanza era effettivamente singolare, per quanto suggestivo. Ovviamente, come capita in queste circostanze, si aprono gli scenari più disparati, quindi ognuno poi tragga le proprie conclusioni. E a Bassano, durante un convegno, si è parlato di efficientamento energetico. In un momento in cui l'efficienza energetica è al centro del dibattito politico con l'Unione Europea che ha dettato la linea verde per i prossimi anni, diventa importante pensare alla struttura delle case sin dagli infissi. La finestra, quindi, oltre alla sua funzione architettonica, diventa importante dal punto di vista prestazionale. Si è parlato di questo a Bassano durante un convegno. Vogliamo che i progettisti siano consci che ci sono dei miglioramenti tecnologici che bisogna prendere ad esempio. Le nuove normative europee, molto spesso plasmate sulle necessità tedesche, non tengono conto delle particolari condizioni presenti in Italia. Con estati calde e inverni freddi, diventa fondamentale scegliere la via giusta per evitare problemi in futuro. La differenza che intercorre tra luce e radiazione solare. Noi spesso confondiamo i due temi e molto spesso costruiamo, progettiamo delle soluzioni che sopravvalutano una e non tengono conto troppo dell'altra. Per esempio, da noi in Italia, dove abbiamo estati molto calde, il tema del controllo della radiazione è basilare e progettare finestre, come si è fatto fino a poco fa o tuttora si continua a fare, può essere estremamente critico. La tecnologia in questo senso dà una grossa mano. Noi vediamo che il vetro standard classico di poca prestazione
5 anni fa aveva ancora il 90% del mercato. Oggi vediamo che proprio una differenza enorme. Oggi abbiamo 10% di vetri standard e di tutto il resto sono già vetri antisfondamento, vetro temperato, vetro antisolare, vetro triplo. Vuol dire, vediamo questa necessità. Andiamo ora a Cittadella, dove sta montando una polemica legata al trasferimento dei corsi per stranieri all'ex scuola elementare di Santa Croce Bigolina. Il comune trasferisce il centro provinciale per gli adulti all'ex scuola elementare di Santa Croce Bigolina e crollano le iscrizioni ai corsi di italiano per gli immigrati. Il motivo? La frazione di Cittadella non è dotata di adeguati trasporti pubblici e rende impossibile agli extracomunitari raggiungere il sito per le lezioni. Monta la protesta, ma nessuno pensa di rivolgersi al comune, come dichiara al telefono il sindaco Luca Pierobon, che sottolinea come il servizio dei corsi per stranieri in realtà sia solo la minima parte rispetto a quanto viene offerto all'intera collettività. E quello di Santa Croce è uno dei 9 centri per stranieri presenti in provincia. Nessuno mai si è rivolto a me, apprendo che però la polemica monta soprattutto da parte dei sindacati, da parte di una categoria ben specifica di sindacati che mi sembra sia la CGIL, probabilmente molto più interessata a proteggere chi si fa alcune le tessere e quindi gli extracomunitari piuttosto che a capire qual è la necessità effettiva degli italiani. La prerogativa che ha un'amministrazione comunale è quella di far sì che una frazione come quella di Santa Croce Bigolina tenda a crescere, non che un extracomunitario non riesca ad andare a fare lezione, può rivolgersi a una struttura che è a lui più consona. Notizia fondata resta invece il fatto che Santa Croce Bigolina sia tagliata fuori dal transito di mezzi pubblici, per questo il comune si sta attivando. Come amministrazione comunale abbiamo istituito il lunedì un servizio di bus navetta per il centro e adesso cercheremo di istituirlo anche il giovedì. Purtroppo non riusciamo sicuramente a farlo in orario serale quando vengono frequentati questi corsi. E stanotte torna l'ora solare, l'orologio quindi va tirato indietro di un'ora, una buona notizia per chi domattina vorrà concedersi una pausa di sonno più lunga del solito senza rischiare ritardi. Ed in chiusura di telegiornale diamo uno sguardo allo sport con il calcio, il Cittadella che nel pomeriggio ha battuto per 2-1 il Latina. Nella sfida di cartello della Lega Pro il Bassano ha pareggiato 1-1 a Venezia. Siamo al termine proprio del nostro telegiornale, quindi vediamo questa sera alle 21 il film La segretaria quasi perfetta, interpretato da Catherine Hepburn e Spencer Tracy. Domani alle 9.05 vi ricordo Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Livenza. 14.15 da Formazione Nord-Est, a seguire la TV dei ragazzi. Alle 17.45 non perdete il consueto appuntamento con Agricoltura Veneta. Ora vi lascio le previsioni del tempo. Per domani vi ringrazio dell'attenzione. Arrivederci. La vita a piccoli passi per fare grandi momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso. Nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, fino a metà mattina e in serata. Precipitazioni assenti. Temperature, rispetto a ieri in pianura, saranno un po' più alte, nelle valli senza variazioni di rilievo, in alta montagna leggermente in calo. La vita a piccoli passi, per fare grandi momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889.